Coronavirus, al via da oggi la mobilità tra regioni, stop alla quarantena. Castelvetrano ha eseguito oggi dall'addio un sequestro di beni all'imprenditore Cattaneo. Marsala da alcuni giorni non si hanno notizie di un 44enne, la scomparsa denunciata alle forze dell'ordine. Mazara si tiene oggi degli operatori del mercatino settimanale del mercoledì. Mazara, guasto idrico al pozzo di San Miceli, disagi oggi a Mazara 2 e Macara. Buongiorno e benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Emergenza coronavirus in Sicilia, si registrano 4 nuovi contagi e un decesso. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'isola aggiornato alle 15 di ieri pomeriggio, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'unità di crisi nazionale. Il prossimo aggiornamento avverrà questo pomeriggio alle 15. Nel Trapanese è fermi a 5 i casi positivi. E intanto da oggi ci si può muovere tra le regioni. Il presidente Nello Musumeci ha emesso un'ordinanza, i particolari nel servizio. Via libera alla mobilità tra regioni e stop alla quarantena anche in Sicilia. Lo ha reso noto ieri sera la regione siciliana. Con la sua ordinanza il presidente Musumeci ha confermato l'apertura della stagione balneare a partire dal prossimo 6 giugno. Ha dato disco verde a tutte le attività già autorizzate, ma soprattutto ha posto fine alla quarantena obbligatoria per quanti faranno il rientro in Sicilia a partire da oggi, per i quali permarrà comunque la sorveglianza sanitaria e l'obbligo di avvisare il medico di famiglia in caso di insorgenza di sintomi riconducibili al Covid-19. Ci uniformiamo alle direttive nazionali, ha detto Musumeci, non senza rivendicare la specificità di alcune misure regionali. In Sicilia, quindi, il via libera agli spostamenti infra ed interregionali si accompagna a regole precise che saranno contenute nel progetto Sicilia Sicura, che verrà presentato oggi a Palazzo d'Orléans dal presidente Musumeci assieme a Guido Bertolaso. L'ordinanza pubblicata ieri, inoltre, contiene novità per chi lavora in Sicilia e deve muoversi sul territorio nazionale. Tra le novità anche il via libera a piscine e strutture termali che erogano i cosiddetti LEA. Consentite pure le lezioni pratiche delle autoscuole per il conseguimento delle patenti nautiche. Confermato anche il riavvio dell'attività di catering a partire dal prossimo 8 giugno. Ovviamente permangono gli obblighi di osservanza delle misure di contenimento del contagio. Per quanto riguarda i centri commerciali e supermercati, l'apertura nei giorni festivi sarà regolamentata entro sabato in base alle indicazioni che organizzazioni datoriali e sindacati già attivate forniranno al Dipartimento regionale delle attività produttive. Dal 25 maggio scorso non si hanno più notizie di un marsalese celibe di mezza età che risiede in contrada Strasatti. Si tratta di Francesco Bertolino, di 44 anni. A denunciare la scomparsa sono stati i familiari che hanno avvisato i carabinieri. Questa mattina si è tenuto un vertice in prefettura a Trapani con la partecipazione delle forze dell'ordine, nel quale è stato anche deciso di richiedere la collaborazione dei cittadini marsalesi e più in generale delle persone che fossero venute in contatto con l'uomo o che l'avessero visto. Il suo camper è stato rinvenuto nei pressi del porticciolo di Petrosino. Chi è in grado di dare notizie, fa sapere il comune marsalese, può contattare le forze dell'ordine. Un sequestro di beni è stato eseguito oggi dalla DIA nei confronti dell'imprenditore Carlo Cattaneo. I particolari nel servizio. Un sequestro di beni emesso dalla sezione penale e misure di prevenzione del Tribunale di Trapani è stato eseguito oggi dalla DIA nei confronti dell'imprenditore Carlo Cattaneo, 35 anni, attivo nel settore dei giochi e delle scommesse, indiziato di appartenere a Cosa Nostra. L'attività si basa sulle acquisizioni investigative dell'operazione Anno Zero, portata a termine nel 2018, nel cui ambito furono eseguiti provvedimenti di fermo e decreti di sequestro nei confronti di numerosi affiliati a famiglie mafiose del mandamento di Castelvetrano, tra i quali
Carlo Cattaneo e Rosario Allegria, recentemente deceduto, cognato del latitante Matteo Messina Denaro. Durante le indagini sarebbe emerso come agenzie di scommesse affiliate a siti di gioco online, ovviamente illeciti, sponsorizzati da Cattaneo, sarebbero stati strettamente correlati al sodalizio mafioso e i soldi sarebbero serviti per il sostentamento dei familiari del latitante, ma anche per quello dell'organizzazione mafiosa. L'odierno provvedimento ha riguardato quote e l'intero compendio aziendale di due società di capitali e di una ditta individuale con sedi a Palermo e a Castelvetrano, operante nel settore della ristorazione e nei servizi informatici di gestione di sale, giochi e scommesse, ed ancora un appartamento, un appezzamento di terreno ed un fabbricato in corso di costruzione a Castelvetrano, diverse autovetture e motocicli, quattro conti correnti bancari, una polizza, depositi e rapporti con istituti di credito per un valore di oltre 300.000 euro. Ci spostiamo a Marsala, a Mazara, scusate, dove due persone, un mazzarese e un tunisino, sono state arrestate dalla polizia, una terza persona è stata denunciata. Sentiamo. Due giovani sono state arrestate nei giorni scorsi dalla polizia di Mazara del Vallo. I poliziotti della squadra Pegaso, in particolare, a conclusione di un'attività di indagine a Mazara 2, hanno arrestato una 18enne mazzarese ed un 19enne tunisino, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina. Un terzo ragazzo, un romeno di 27 anni, è stato denunciato per concorso con gli altri due nel reato di detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti sono riusciti a circondare e quindi ad accedere all'interno della palazzina popolare dove si trovano gli appartamenti dove vivono i tre giovani. All'intervento dei poliziotti hanno preso parte anche i vigili del fuoco del locale di staccamento, che hanno abbattuto una grata in ferro collocata a protezione della porta d'ingresso di una delle due abitazioni perquisite. All'interno dell'immobile abusivamente occupato dagli arrestati, gli investigatori, con l'ausilio di un cane poliziotto antidroga ed antiesplosivo, hanno rinvenuto un panetto di cocaina del peso di un chilogrammo circa. Sono state sequestrate inoltre mezzo chilo di hashish e marijuana, 350 grammi di eroina e tutto quanto l'occorrente per confezionare lo stupefacente. Si tratta di uno dei più rilevanti sequestri di cocaina effettuati a Mazara del Vallo dal locale commissariato. Gli agenti hanno sequestrato inoltre un fucile da caccia calibro 12 privo di matricola, oltre al relativo munizionamento. La polizia, a casa del romeno, ha sequestrato più di 3.000 euro in banconote di diverso taglio custodite all'interno di una cassaforte ed inoltre un sistema di videosorveglianza. La droga, se venduta, avrebbe potuto fruttare una somma pari a 400.000 euro. Durante l'udienza di convalida degli arresti è stata applicata per il ragazzo la misura della custodia cautelare in carcere, per l'altra gli arresti domiciliari. Incidente della strada questa mattina a Mazara del Vallo, all'incrocio tra via della Pace e via Mongiolisi. A scontrarsi una Passat e un furgoncino a bordo del quale viaggiava una coppia di coniugi. Un impatto fortissimo che fortunatamente sembra non avere avuto conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi del caso e un'ambulanza che ha trasportato la signora in ospedale con codice verde, ovviamente danneggiati due mezzi, come testimoniato dalle immagini che vi abbiamo proposto. Un pregiudicato marsalese di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri per coltivazione di marijuana. I particolari nel servizio. I carabinieri della compagnia di Marsala, nel fine settimana appena trascorso, hanno tratto in arresto per coltivazione di marijuana il 55enne marsalese Salvatore Imperiale. L'uomo è stato arrestato durante un apposito servizio effettuato dai militari dell'arma, che già da tempo osservavano i movimenti del pregiudicato marsalese. Il 55enne, all'arrivo dei carabinieri, avrebbe tentato di disfarsi di alcune piante di marijuana piantate in alcuni vasi in un terreno. A seguito della perquisizione, i militari della stazione di Petrosino hanno rinvenuto complessivamente 29 piante di marijuana in un locale adiacente al terreno. Poi sono state trovate altre due piante già in fase di essiccazione, oltre ad una bilancia di precisione.
L'imperiale è stato quindi fermato e condotto presso la caserma Silvio Merarchi, dove, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso la sua abitazione a disposizione dell'autorità giudiziaria. A seguito dell'udienza di convalida che si è tenuta sabato scorso, il giudice ha convalidato l'arresto disponendo nei confronti dell'imperiale la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 3 giorni settimanali. L'amministrazione comunale di Mazara rende noto che nella notte tra oggi e domani verrà eseguita la disinfestazione delle spiagge di Tonnarella e San Vito. L'intervento è stato affidato alla ditta Tecnoigiene di Rustico Giuseppe di Mazara, che ha offerto un costo di 1.385 euro IVA esclusa. La raccolta differenziata domestica dei rifiuti nella zona 5 a Mazara per l'intera settimana verrà effettuata in orario pomeridiano dalle 14 alle 21, lo ha reso noto il comune mazarese. Gli utenti della sola zona 5, che comprende Ferla, Santa Maria, Costiera, Mazara 2, zona industriale Gian Greco, potranno pertanto esporre i mastelli da oggi fino a sabato anche nelle ore mattutine o fino alle 13.30. Resta invariato l'orario di esposizione di raccolta in tutte le altre zone della città. L'amministrazione comunale di Marsala ha tenuto conto dell'emergenza economica causata dalla pandemia, agevola la cittadinanza anche sul fronte del pagamento dell'IMU 2020, differendone i termini di scadenza. Si tratta di un provvedimento a beneficio dell'economia cittadina, ha dichiarato il sindaco Alberto Di Girolamo, di quanti stanno vivendo serie difficoltà e che si aggiunge a quanto già disposto nel mese di marzo in piena epidemia. Il riferimento è alla delibera dello scorso marzo con la quale è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento dei tributi comunali, rinviandoli al prossimo 30 giugno e comunque posticipando le rate a dopo il versamento dell'ultima rata originariamente prevista. Ora questo nuovo rinvio di 3 mesi per il pagamento dell'acconto IMU con scadenza 16 giugno, così come si legge nella proposta della giunta municipale, che vista la natura regolamentare dell'atto dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale. Il vicequestore aggiunto Damiano Lupo, neodirigente del commissariato di polizia di Castellammare del Golfo, nel suo primo giorno in servizio si è recato in visita a Palazzo Crociferi, accolto dal sindaco Nicolo Rizzo. Un cordiale incontro per un primo contatto istituzionale. Il sindaco Rizzo ha dato il benvenuto a Castellammare al nuovo dirigente, offrendo la massima disponibilità dell'amministrazione alla collaborazione per garantire legalità e sicurezza cittadina. Sit-in questa mattina a Mazara degli operatori del mercatino rionale del mercoledì, che hanno ribadito il diniego alla nuova sistemazione individuata dall'amministrazione comunale in contrada affacciata, annunciando comunque di aver raggiunto con il sindaco Quinci l'intesa di un protocollo di sicurezza che permetterà al mercatino di poter operare già dal prossimo mercoledì nella stessa zona prima dell'avvento del Covid-19. Questa mattina siamo stati sul posto, abbiamo intervistato Salvatore Anzalone della FIVA Confcommercio, sentiamo. Eravamo qua per quanto riguarda il problema del mercatino, che si era un pochettino complicata la situazione perché si doveva spostare, ma noi come FIVA Confcommercio abbiamo presentato un protocollo di sicurezza che rispecchia il protocollo quello nazionale anti-Covid. Naturalmente il sindaco ha preso in considerazione, abbiamo avuto la disponibilità del sindaco, del comandante, dei vigili urbani a visionare questo protocollo e diciamo così che rispecchia tutte le norme di sicurezza per la cittadinanza di Mazara, che, i visitatori del mercato. Quindi naturalmente stanno un attimino prendendo in considerazione questo nostro protocollo per poi poter firmarlo e ricominciare a lavorare mercoledì prossimo. Perché non volete andare in contrada a facciata? Ma non ci sono le condizioni per andare in contrada facciata, perché parliamo di un mercato dove non ci sono servizi, non ci sono servizi di navetta, le persone non possono arrivare, anche le persone che arrivano al mercato con l'autobus là non possono arrivare, quindi naturalmente già noi viviamo in una condizione precaria al mercato, di poco afflusso di persone,
là significherebbe completamente andare a morire totalmente. Però noi abbiamo fatto la nostra proposta per mettere in sicurezza il mercato. Il sindaco sta prendendo in considerazione la cosa e stabiliremo un protocollo di sicurezza per mercoledì prossimo, firmarlo e poter operare mercoledì in totale sicurezza. Con lo spirito della voglia di poter lavorare, con lo spirito dell'ottimismo, invitiamo le persone a venirci a visitare nuovamente come prima, perché questo è quello che vogliamo noi, sempre nel rispetto delle normative e della sicurezza per le persone che vengono da noi al mercato. Webinar formativo a cura dell'ANCI Sicilia sul tema come accrescere i risultati della riscossione dell'accertamento tributario e sull'impiego delle banche dati si terrà questo pomeriggio dalle 15 alle 17. Nel corso dell'incontro il relatore Dario Gambino illustrerà le caratteristiche principali delle banche dati nazionali e locali, le modalità di impiego dei basamenti informativi insieme ad alcuni esempi di analisi favorite dall'utilizzo dei basamenti informativi per accrescere la riscossione. L'ufficio idrico comunale di Mazara rende noto che a causa di un guasto alla conduttura di adduzione idrica del pozzo di San Miceli si registrano disagi nell'erogazione idrica dei quartieri di Mazara 2 e Macara. Lo stesso ufficio idrico assicura che è stato richiesto l'intervento di una ditta specializzata per la riparazione del guasto, auspicando che già da stasera possa essere ripristinata la normale erogazione idrica. Con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo, grazie per averci seguito, arrivederci.